Bentrovati, gentili telespettatori, l'ospite di oggi è l'onorevole Francesco Bambato, al quale do Grazie, buonasera a tutti. il benvenuto. Regge da, fresco, diciamo, regge da un'altra vittoria e ci creiamo al referendum che proprio nel 4 mesi, come ormai tutti sapete, ha raggiunto il quorum, si parla del 57%, insomma tutti si chiamano. Ancora una vittoria di Italia dei Valori, poi una vittoria comune questa. Sicuramente giusto per raccontare la storia dei fatti. Scorso anno ci demmo da fare noi in Italia dei Valori per raccogliere le firme e proporre tre referendum: acqua, nucleare e legittimo impedimento. Poi, vivaddio, insieme a noi c'erano anche i comitati per la raccolta firme acqua e quindi si sono aggiunti loro due referendum. Che insieme ai due nucleari di legittimo impedimento hanno fatto questa quaterna favolosa, che è la dimostrazione con la quale oggi in Italia registriamo ancora una volta, se ce ne fosse ancora bisogno dopo le recenti amministrative, che le italiane e gli italiani vogliono una politica che si dedichi alle loro questioni, ai loro problemi, alle loro vicende, alle loro paure e alle loro preoccupazioni, perché con l'attuale crisi economica, con il momento socio-economico che si sta vivendo anche in questo paese, troppo spesso la politica è stata assente e distante rispetto ai problemi che riguardano direttamente i cittadini. E anche in questo caso, parlare di acqua, parlare di aria sana, nucleare, nel senso di questa, questo terribile uso delle risorse energetiche affidandosi all'atomo, al nucleare, con tutte le ripercussioni, le scorie, insomma è qualcosa che porta morte, disastri, e i cittadini naturalmente guardano altrove ed è una delle ragioni per le quali si è avuto un consenso così forte. E noi scorso anno, come Italia dei Valori, abbiamo raccolto le firme sul nucleare in epoca non sospetta, perché non era successo il disastro, il disastro giapponese. E quindi sta a testimoniare che, ecco, la nostra politica, che è una politica davvero civica, nel senso che è a fianco dei cittadini sulle cose concrete, reali che riguardano i cittadini, ha funzionato e funziona. Quindi, dicevo, al di là. A urne ormai aperte e chiuse, tutto scrutinato, Berlusconi ha affermato che ci dobbiamo ora concentrare sull'energia, sulla rinnovabile. Insomma, cambia anche la proposta del governo, ma intanto però ci sono tante scuole di pensiero, almeno sul nucleare. Noi, oltre le armi, oserei dire quasi in casa nostra, abbiamo delle centrali nucleari che, se dovesse succedere qualcosa, saremmo comunque coinvolti. No, secondo lei. No, innanzitutto bisogna prendere atto che oltre le Alpi, cominciando dalla Germania, già hanno fatto dei precisi piani energetici. La Germania, che ho le ricordo, già anni fa dichiararono non nucleare, poi sono passati 15 anni che è rimasto. Invece adesso la Merkel è stata molto precisa e categorica, fissando anche dei tempi precisi e certi entro i quali smantellare completamente le centrali nucleari. La Svizzera fa la stessa cosa, la Francia sta seguendo a ruota perché ormai è fin troppo evidente che il nucleare significa scherzare con la pelle della gente e ove mai ce ne fossero ancora bisogni, soprattutto in zone altamente sismiche, quale appunto l'Italia, un terremoto, un disastro ambientale, atmosferico, provocato dalla forza della natura che scatena in una centrale nucleare, può succedere di tutto. E allora perché esporci a questi rischi, che non sono solo questa parte, la parte che preoccupa di più, ma
ma c'è anche la parte che riguarda le scorie, perché a tutt'oggi non si è trovata soluzione. E allora, poiché è nostro dovere come politici pensare che queste terre nelle quali viviamo le abbiamo avuto in prestito dai nostri genitori per consegnarle meglio ai nostri figlioli, e allora noi dobbiamo proteggere l'ambiente, la natura, il territorio nel quale viviamo. Non possiamo produrre scorie, interrarle e creare patologie, tumori, malattie cancerogene, insomma è qualcosa da archiviare definitivamente, ma soprattutto per un'altra ragione. E noi, io in aula l'ho detto non più tardi settimana scorsa sul decreto sviluppo, abbiamo fatto delle proposte alternative, nel senso che ci sono fonti energetiche alternative, le rinnovabili. Molti scienziati dicono che allora, in Italia, chiedo scusa, ha un picco esagerato, ogni giorno intorno alle 19, questo diciamo si discute di più, e l'energia rinnovabile non ce la farebbe mai a sopportare tale carico. Quindi che succede? Beh, se facciamo una politica industriale schizofrenica, come purtroppo ha fatto il governo Berlusconi, dove ad esempio sulle energie alternative rinnovabili, penso al solare, all'eolico, dove un anno prima consente piani di investimenti per queste fonti rinnovabili, l'anno successivo cancella tutto, revoca finanziamenti, business plan che le imprese avevano fatto, e si trovano addirittura a dover revocare investimenti, licenziare personale. Insomma, se ci si muove così, in modo altalenante, non dando certezze soprattutto agli investitori esteri, è la ragione per la quale noi in Italia difettiamo molto e sempre di più purtroppo con il governo Berlusconi di capitali esteri che vengono in Italia, perché quando l'investitore estero non ha certezza delle regole, e questo è il primo aspetto sul quale un investitore vuole essere salvaguardato, perché non può venire a fare degli investimenti in Italia, metterci dei capitali, pensare che ci sono dei momenti di sostegno di politiche industriali governative che incentivano quei settori come le fonti rinnovabili, e poi all'improvviso si stacca la spina. Beh, così non funziona. E allora ecco la ragione per cui, se si strozza questa attività che stava crescendo delle fonti rinnovabili, e noi specialmente qui al sud abbiamo una inenarrabile ricchezza di sole e di vento, e queste sono le vere fonti da cui dobbiamo attingere per creare energia. È possibile, però occorre una politica che aiuti anche a tutelare il territorio, l'ambiente, la natura, e a non devastarlo. Questo tipo di fonti rinnovabili, di fonti energetiche, rappresentano innanzitutto una vera e propria scelta di piano energetico nazionale, su cui noi dell'Italia dei Valori abbiamo sempre avuto le idee chiare, perché investire qui e continuare a muoversi in questa direzione, dando un'alternativa possibile e credibile, allora significava tutelare non solo la salute e la vita dei cittadini, ma anche l'ambiente. Però, poiché questo tipo di investimenti non determinano grandi movimenti di masse di denaro, come è possibile con le centrali nucleari, come abbiamo visto è possibile con i termovalorizzatori, cioè questa grande impiantistica che presuppone grandi spese, movimentazioni di denaro, e allora è questa la scelta.